Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Abbiamo sempre qualche piccolo pensierino mariano durante queste sante messe, se il Signore ci aiuta. Questa che stiamo celebrando oggi è la prima messa mariana in onore della Madonna adatta per il tempo di Pasqua, che si chiama Santa Maria nella risurrezione del Signore. Abbiamo sentito nel Vangelo che si racconta della risurrezione. Nel bellissimo Salmo responsoriale abbiamo ripetuto insieme: sei tu, Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia. E nella prima lettura dell'Apocalisse abbiamo sentito appunto vedere e mostrarsi meglio questa città di Dio, la Gerusalemme celeste, chiamata la dimora di Dio con gli uomini. Sono delle immagini molto molto belle che ci fanno capire alcune cose. Allora, numero uno, i Vangeli non ci dicono, non ci raccontano l'apparizione di Gesù alla Madonna. Non c'è scritto nei Vangeli, ma come molti papi hanno insegnato, per cui San Giovanni Paolo II, la tradizione della Chiesa ha sempre creduto che la prima persona a cui Gesù risorto è andato ad apparire appena uscito dal sepolcro è stata sua madre. E questo è evidentissimo per tantissime ragioni. E il motivo principale però è uno, è che soltanto la Madonna, anche questo è un dato che la tradizione ininterrotta della Chiesa ci consegna, ha conservato la fede nella risurrezione. Durante il sabato santo e dopo la sepoltura di Gesù, ininterrottamente lei pregava e semplicemente chiedeva al figlio: vieni, vieni, vieni. La sua preghiera ha semplicemente accelerato un po' la risurrezione. Voi vi siete mai chiesti, secondo voi c'è stato Gesù 3 giorni e 3 notti sottoterra o no? Avete mai fatto un po' dei conti? Primo anno che sto qui, non vi insegno un po' di cose. Gesù nel Vangelo dice, parlando di Giona, siccome Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Ma Gesù è stato secondo voi 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra? No, che è venuto alla Sacra Sinna, l'ha anche visto. Gesù è stato circa, guardate, è morto, ma neanche è arrivato a 36-38 ore, non di più. Le 3 del venerdì santo, le 3 del sabato santo sono 24 ore, l'aurora della domenica, 12 ore arriva alle 3 di notte, siamo a 36, le 4 o le 5 della mattina, 38 ore, massimo. Dove stanno 3 giorni e 3 notti? Allora che fa? Gesù si sbaglia? Se sbagliamo Gesù? Facciamo come dicono certi che Gesù si sbaglia con gli uomini? Ma sapete che è successo? E qui veramente ci potremmo subito fare, qui si sta veramente da perdere. La Madonna, noi questo dobbiamo cominciare a imparare, la Madonna fa perdere la testa al Padre Eterno, lo sapete? Hai visto, quando uno è innamorato, a Roma si dice, il Signore mi perdonerà, a Roma si dice che proprio sbrocca, capito? Cioè, non si capisce più niente, capito? Cioè fa delle cose pazzesche, assurde. Allora, se voi leggete alcuni santi, eccetera, eccetera, la potenza delle preghiere, cioè, voi immaginate la Madonna che sta nel cenacolo e serena, però al tempo stesso anche provata tutte le sofferenze, prega, vieni Gesù, vieni, non vedo l'ora di riabbracciarti, di rivederti composto, tutte quelle piaghe. Puoi immaginare che Gesù era proprio ridotto, cioè io immagino sempre la Madonna, c'era un cuore dedicatissimo, era una donna poi, no? Vedere quella scena lì e quindi dire, però con calma, però pregava, era come se facesse l'aspirata, perché Gesù, l'anima di Gesù stava negli inferi a liberare Adamo e tutte quante le persone che stavano lì in attesa di ricongiungersi al corpo per la risurrezione, ma lui lo sentiva la preghiera e sentiva questo richiamo, capito? Era come se ci fosse una corda e dice, scendi, vieni, torna, e a un certo punto gliela fatta più, dice, senti, cioè, se loro vorranno altri 2 giorni, io vado prima, e è andato. quando uno va dai teologi, che fa? Dio cambia idea? Dio non può cambiare idea, però Gesù un pochino l'ha cambiata, perché c'è stata 3 giorni e 3 notti sulla terra, rimangono dei punti interrogativi. Punti interrogativi che soltanto l'amore li scioglie, cioè si fa comprendere che questa creatura è talmente grande che ha fatto, pensate, è talmente umile che nel Vangelo non c'è manco scritto che gli è apparso col primo Gesù. E c'è un motivo per cui San Luigi Monforte dice che la Madonna chiese e ottenne da Dio, per la sua umiltà, che di lei si parlasse il meno possibile. Noi qua stiamo a sermoneta, chi sono le parole di sermoneta? Pensate che esempi che abbiamo qua. Io pure, ci andiamo tutti all'inferno. I padroni sono la Madonna e San Giuseppe. La Madonna nel Vangelo non sappiamo quasi niente, parla pochissimo, San Giuseppe non parla mai.
San Giuseppe non dice una parola in greco. Ma chi sono le creature più grandi che esistono sul pianeta Terra? Tra gli uomini, ah guardate, la prima è la Madonna, il secondo è San Giuseppe, tutto il resto è venuto dietro, eh? Non ci stanno santi, martiri che nemmeno lontanamente assomigliano a San Giuseppe. Eppure sono talmente umili che pur essendo i più grandi di tutti, sono quelli di cui si parla meno di tutti, si fanno vergognare, perché noi sapete, noi facciamo mezza cosa, è buono, ah io ho fatto questo, ah io ho fatto questo, ah e guai a chi non lo riconosce, guai a chi è... Parlo per me, parlo chiaramente, qui dobbiamo tutti quanti, insomma, io dico sempre, dovrei andare in giro con una bella palla, d'accordo? Puoi sempre spalare un metro di terra e mettermi sotto, perché dinanzi a queste cose siamo veramente, ecco, però, poi vi dico, io un po' di tempo che sto qui, beati voi, cioè io non ho mai visto una chiesa tanto mariana quanto questa, cioè lì dentro, quando tu respiri, fai così, già da entrata la Madonna dentro il respiro, è una cosa impressionante, proprio pregna. Pure le mura, d'accordo? Saranno tutti quanti i santi che sono stati qui, che qua è tanta roba, tu diventa santi tutti quanti qua. perché qui è veramente una cosa veramente pazzesca. Io ancora ogni tanto la mattina mi sveglio e dico, stiamo qua, scendo, ma stiamo qui, benissimo. No, guardate, veramente siamo veramente fortunati, perché questa creatura è veramente una creatura che fa venire il capogiro. Si è fatto perdere la testa al nostro Signore, capite in che senso, insomma. E spero che tutti voi, che sicuramente già la conoscete e l'amate, possiate conoscerla sempre più e sempre meglio anche attraverso questo mese, perché conoscere la bellezza e la grandezza di Maria significa veramente cominciare un piccolo anticipo di paradiso sulla terra, che aumenta ancora di più se impariamo qualcosa dalle sue virtù e cominciamo ad agire, a pensare e a fare come ha fatto e come sempre fa lei. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.